secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing. Fame e non c'è neanche un pezzo di osso. Guten Morgen, mi chiamo Schwarz e sono un cane pastore tedesco, anzi un cane pastore tedesco ebreo. Sono nato a Lipsia e vivo con David Rubinstein, tedesco, e anche lui ebreo. Avevamo un bellissimo negozio proprio al centro di Lipsia. David era un commerciante di stoffe e io vivevo lì, facevo la guardia. Il negozio era sempre pieno di clientela. E quello che interessava a me erano le stoffe, quelle che Davide buttava, quelle un po' rovinate. Bene, quelle stoffe, quelle più morbide, quelle più calde, le utilizzavo per coprirmi da freddo. Perché a Lipsia d'inverno fa un freddo cane. Bravo! Dai, scherzavo. Noi stavamo veramente bene lì, ma proprio bene, 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 fino al giorno in cui un sasso scagliato contro la vetrina del negozio lo ruppe e cascò per terra, che il sasso era avvolto in un foglio di carta e sul foglio di carta c'era scritto: ebrei morirete tutti. Io pensavo che fosse uno scherzo, sai, ti tirano un sasso, tu lo raccogli, glielo riporti, divertente, no? Soltanto che quello non era uno scherzo. Il giorno dopo, tre butti ceffi con una svastica al braccio irruppero nel negozio, presero Davide che a botte a spintoni lo portarono fuori per strada e lo caricarono a forza sul camion, un camion che era già pieno di gente avvilita, piangente, sanguinante. Non ci ho visto più. Non mi toccate, Davide, ho le coperte che divento una bestia. Ho preso la rincorsa, sono saltato attraverso il vetro, quello rotto dal sasso. Mi sono piantato davanti al camion, ho cacciato fuori tutti i denti, incominciato a ringhiare e fermare quel cazzarola di pullman. Niente. Quell'autista che fa? Mette in moto il camion, dà una bella sgassata, parte a tutta velocità, boom! Mi passa sopra. 3 secondi. Solo 3 secondi ed ero bello che morto. Adesso mi trovo qui, nella casa degli animali deceduti. Si sta benissimo, eh? Però a me, sai, mi manca tanto David. I suoi grattini, le sue coccole. Le sue coccole, quanto mi mancano. Schwarz! Dove sei, Schwarz? Avete sentito anche voi? Quello è Noè, il nostro guardiano e protettore. Non è che quel giorno mi abbia protetto più di tanto, devo dire la verità, ma avrà avuto tante altre cose da fare. Schwarz, vieni, la cena è pronta! Vieni! Mangia! Bravo! Bravo.
noi. Non perché abbia fame, io non ho mai fame. Io mangio per abitudine e sempre pochissimo per la linea. Mi chiamo Mimi, sono una barboncina toy francese. Dicono che abbia origini aristocratiche e penso proprio che sia vero. Sono nata, sì, a Tolosa. Anche la mia padroncina era di Tolosa. E così tutta la sua famiglia. Padre, madre e nonna Esther. La mia padroncina si chiamava Sara, con l'H finale. Siamo cresciute insieme. Avevamo 7 anni quando la nostra vita... Vi racconto con calma. I genitori di Sara, i signori Levy, erano 2 professori universitari, mentre nonna Esther, ormai vedova, era stata una grande scrittrice, gente colta e scicchissima. Non poteva essere diversamente, visto che hanno scelto me. Mangiavo solo patè, dormivo nel letto con Sara tra coperte di alpaca e cashmere. Tutto andava meravigliosamente bene. Fino a quel giorno, quel maledetto giorno in cui la famiglia Levy non rientrò a casa. Rimasi tutta la notte da sola, tremante e disperata, pensando a Sara. Perché mi aveva abbandonata? Non ci potevo credere. La mattina seguente mi feci coraggio. Sapevo dove si trovava la scuola, non era lontana. La porta di servizio della casa aveva una porticina tutta per me. Potevo entrare e uscire in giardino a mio piacimento. Uscii, passai tra le sbarre del cancello e via di corsa verso la scuola. Ma Sara non c'era. Trovai solo un gruppetto di maestre spaventate e piagnucolanti. Una di loro disse: «Non si può accettare una cosa del genere. Portare via così una povera bambina. Nemmeno fossi stata una bestiolina, povera, piccola Sara». Un'altra, dopo essersi soffiato il naso e asciugato gli occhi, aggiunse: «Portata via come un sacco di patate! Mi sembra ancora di sentirla gridare: "Mamma! Papà! Mimì! Aiuto!" Purtroppo non tornerà. Purtroppo non tornerà più! Capite? La mia Sara era stata portata via dalla scuola a forza e non sarebbe mai più tornata. Ero distrutta. Ma perché poi? Perché? Gli ebrei stanno passando un brutto momento, che Dio li assista, disse una delle maestre, sospirando a tutte, insieme si allontanarono. Ah, avevano portato via Sara perché era ebrea. Anch'io sono ebrea e voglio che la mia padroncina torni. Ero così triste e disperata che quasi non mi accorsi dell'automobile che si era accostata. Era una Mercedes-Benz 770, tutta nera. La portiera posteriore si aprì. «Oh, poverina, ti hanno abbandonata! Dai, vieni, sali! Mica vorrai morire di freddo e di fame!» Era Frau Mathilde Jegessen, moglie di un colonnello nazista. Ormai ero sola e spaventata. «La signora era elegante, la portiera aperta, che dovevo fare?» «Sono una barboncina, mica una barbona!» Feci un salto e salì. Frau Matilda ordinò all'autista di ripartire. Mi fece 2 carezze e poi disse: «Sitz!» indicandomi il posto accanto al suo. Rimasi in casa Jegessen per molti anni, anche dopo la guerra. Ogni mattina però mi prendevo la mia piccola vendetta. All'ora di colazione, senza farmi vedere, mi leccavo ben bene il sederino e poi infilavo la mia linguetta nel caffè della signora. Lo ha sempre trovato buonissimo. Da allora sono passati tanti anni. Anche Frau Matilde è morta. Io sono qua, in questo posto bellissimo. Ma penso sempre a Sara. Dove sarà? La rivedrò? Dai, Mimì, non essere triste. Questo non è un posto per essere tristi. Ti ho preparato la cena. Grassetto di lepre, fegatini di quaglia. Tu che mangi sempre poco. Vieni, sarà delizioso.
Portacci vostra, voglio chiudere sta porta e fa corrente. Scusate, ma quando ce l'ho, ce l'ho. Mi chiamo Casimiro e sono romano. Vivo a Varghetto, proprio al lato del portico d'Ottavia. Il padroncino mio si chiamava Elia Galò. Ma tutti lo conoscevano come Nasello, per via che c'aveva una nasca a becco d'aquila. Allora era una pacchia per me, eh. Ciao. Teste di capitone, code d'anguilla, olische di cefalo grosse così. Mannaggia. E poi c'erano le mie preferite. Le SS. Oh, mica quelle che ha divisa, eh. No, no, quelle mi stanno proprio sul... No, per me SS so sardine e sogliole. Oh, mi mangerebbe pure in testa un tignoso. Oddio, ve devo confessare che una volta le SS, sì, quelle in carne ed ossa, quelle che ha divisa la svastica, beh, quelle mi sarebbe mangiate per davvero quella volta. Mortacci. Era, che ne so, saranno state 10:30 di mattina. Si presentorno due tipi biondi, secchi e lunghi, col passo spavardo, il fucile sulla spalla, manganello sulla mano. Si fermorno proprio davanti al bancone del pesce. Chi essere patrone qui? Fece uno. E subito Elia si presentò, pulendosi le mani a uno straccio che portava sempre qui sulla panza. So io il padrone, che ve serve? Fece. Questo pesce fare schifo, non essere fresco. E trump, con carcio, rovesciò tutto il bancone, buttando tutto per terra. Capirai, non ci ho visto più. Oh, toccami tutto, pure di coglioni, ma lasciami star pesce, eh. A buciardi, a infami, a bassardi. Come sto pesce non è fresco? Oh, e poi che so sti modi? Mo te lo faccio vedere io. Gli zompai al collo a uno o graffiai tutto fine le orecchie. Solo che quell'altro un famone con una manganellata non mi fece volare per terra. Oh, sarò gatto, ma dato sì che c'ho una capoccia tanta, ho capito subito che non era cosa. Due contro uno non si può far mica, eh. E così mi detti via, sono scappato. Direzione del Tevere, verso l'isola Tiberina. Oh, quello non si mise a sparare. Tre colpi secchi. Pum, pum, pum. Tasci sua, c'era una mira inferribile. Ma corso in pieno. Sono riuscito piano piano a fare qualche altro passo. E così mi ritrovai proprio sulla sponda del Tevere. La vista mi s'annebbiò. E pluff! Mi ritrovai nell'acqua. La corrente che mi si portava via, una rabbia in corpo. Sono schiattato senza manco un miagolio. E quando riapersi gli occhi, mi ritrovai qua, mezzo a star tre bestie. Boh. Casimiro, gatto Casimiro, ci sono le SS per te. Ma che hai capito, rincoglionito? Sogliole e sardine, quelle che mangeresti anche il capo a un rognoso. Vieni, ce n'è una bella scodella. Casimiro, bello micetto, vieni. Bravo. Povero Casimiro, chissà quanto ha sofferto. Non è che a noi è andata meglio. Morti stecchiti di stenti sul davanzale della finestra. Hai ragione, ma almeno noi eravamo in due. Salve, io sono Titiana. Ciao, io sono Radeschi. Siamo due canarini, insieme dalla nascita. Prima stavamo a casa di nonna Lina, poi lei morì e finimmo a casa di Angelica, nel centro di Varsavia. Tutte le mattine Angelica ci posizionava sul davanzale della finestra
dalla quale potevamo vedere il via vai del corso principale. Angelica studiava violino al conservatorio. Lo suonava con una passione ed una grazia stupefacente. Entrare al conservatorio è difficilissimo e si entra solo dopo delle prove severissime. Ti ricordi quel pezzo che suonava sempre? Sì, sì, quello che faceva... Aspetta, è quello che piaceva tanto a me? E poi c'era quello che ci metteva tanta, tanta paura! Sì, ne suonava tanti, tutti bellissimi. Fino a quel giorno. Continua tu, non ce la faccio, mi viene da piangere. Andò così, una bella giornata di aprile, con in spalla la custodia del violino, indosso un bel vestitino a fiorellini blu e sulle labbra il sorriso di chi ha ben iniziato la giornata, Angelica uscì di casa per andare al conservatorio. Fuori dal portone fu subito accerchiata da 4-5 ragazzi della sua stessa età. Lei cercò di ignorarli, poi cercò di scappare, ma non glielo permisero. Due di loro l'afferrarono per i capelli, mentre gli altri tre la palpeggiavano ovunque, quasi a spogliarla. La fecero cascare sulle ginocchia che iniziarono a sanguinarle. E come cadde lei, cadde, le scivolò il violino, la custodia del violino dalla spalla. E sbattendo per terra la custodia si spalancò e balzò fuori il violino, splendido e lucente, come un bambino fuori della culla. Poi, ad un certo punto, uno di quelli che la teneva per i capelli tirò fuori un paio di forbici e zacchi, e li tagliò. Una scena veramente bruttissima. A un certo punto la fecero rialzare in piedi e a spintoni le fecero fare tutto il viale in fondo dalla prima traversa e scomparirono. Ma uno di loro tornò indietro, di corsa, tornò dove era cascato il violino e lo alzò, lo prese in mano e rigirandolo lo guardava come fosse uno strumento ignoto, mai visto prima. E poi tutto ad un tratto lo gettò per terra con rabbia, lo calpestò riducendolo a brandelli e pezzetti e disse: «Puah, un violino ebreo!» E poi tornò indietro dove erano scomparsi gli altri. Angelica non l'avremo più rivista. Noi ci stringemmo stretti stretti, col cuore a pezzi e l'orrore negli occhi. E ora avevamo cibo e acqua per 3 giorni. Granaglie, un pezzetto di carota e qualche foglia di insalata avvizzita. Al 5° giorno avevamo mangiato tutto, compresa la foglia di insalata avvizzita. Al 7° dopo 2 giorni di digiuno, con un ultimo sguardo giù alla strada, emettemmo il nostro ultimo, leggero leggero, cip cip terreno. E morimmo nello stesso istante. Ah, Angelica, quanto mi manchi! E io come vorrei risentire il suo violino. Benedetti uccellini, ma che fate? Piangete? Qui non si può piangere, non è luogo di tristezza. Vi ho preparato una mela intera, insalata fresca scarola, granaglie, semi di lino. Venite che ce n'è anche per voi. Venite! Loro non sanno che i loro padroncini stanno tutti bene, sono in un posto meraviglioso e che un giorno forse si rincontreranno tutti riabbracciandosi.
Questa è la volontà. Alla fine dei tempi, questo succederà. Io sono Noè. Ho cura di questi animali fin dai secoli passati. Adesso credo che ho altre cose da fare. Altri clienti che hanno fame, devo andare. Ci vediamo. Mezza parola, questo pezzetto mi è venuto in mente perché sono stato molto colpito quando insomma conobbi le leggi razziali volute prima dal nazismo e poi dal fascismo in Italia, e quindi per non dimenticare ho pensato che sia giusto parlarne sempre in continuazione, perché quello che è successo tanti anni fa può succedere ancora in tutti i paesi. Grazie per essere qui, grazie a tutti. Bravo Lori! Grazie, bravi loro!